Tutto partì dai manifesti apparsi in città qualche anno fa. I giocatori della Pallamano Casarano promossi in Serie B, provocatoriamente fotografati in mutande, in cerca di sostegno economico per continuare a giocare. Si misero in mutande e affissero questa gigantografia su tutti i muri della città. Questa campagna di marketing con uno slogan bellissimo di effetto, con la scritta effettivo bisogno, con una B molto grande, ha solidificato la nostra attenzione. L'abbiamo chiamati, l'abbiamo strutturati, l'abbiamo messi insieme, l'abbiamo dotati della strumentazione finanziaria, l'abbiamo dotati delle strutture tecniche e quindi siamo partiti. Da quel disperato appello in pochi anni la Pallamano Casarano di promozione in promozione è arrivata al vertice nazionale. Uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana vinti l'anno scorso, un exploit con risultati di prestigio ottenuti in breve tempo grazie ad un concreto progetto. È una squadra costituita da giocatori di grande livello tecnico come Capitan Tarafino, 11 scudetti vinti in carriera. È già il secondo anno che sono qua, i risultati per adesso sono arrivati, ora stiamo in lotta anche quest'anno per vincere lo scudetto, siamo ancora in gara anche in Coppa EHF, quindi quando arrivano i risultati sicuramente è più facile anche l'inserimento in qualsiasi squadra. 5 nazionali italiani, uno sloveno, un montenegrino e un allenatore spagnolo, Javier Barrios. È arrivato a stagione iniziata l'anno scorso e ha praticamente sbaragliato il campo vincendo tutto. Sarà dura ripetersi, dice, ma siamo competitivi e ce la metteremo tutta. Abbiamo opzioni di ganarlo. Il campionato d'élite di pallamano parla pugliese, con la presenza di 3 squadre, Casarano, Conversano e Fasano. Un torneo ricco di derby, con le pugliesi pronti a recitare un ruolo da protagoniste al cospetto di avversari quotati come Bologna e Secchia. Per lo scudetto, l'Italgest Casarano resta il grande favorito. L'anno scorso è stato fantastico perché abbiamo vinto tutto, era una scommessa all'inizio, però si è trasformata presto in una bellissima realtà. Io penso che se riusciamo a trovare un equilibrio nei risultati, che comunque ultimamente stiamo avendo, abbiamo ottime chance per ripeterci anche quest'anno. Secondo me sono tutte squadre, è molto, come si dice, equilibrato il campionato. Sono tante squadre che sono forti e quindi ogni partita è difficile. Una squadra campione d'Italia, il Casarano, costretta ad emigrare a Lecce per giocare il campionato. Nella cittadina salentina, infatti, non c'è un palazzetto dello sport omologato per la pallamano d'élite. E così squadra e tifosi devono recarsi a Lecce per le gare di campionato e Coppa EHF. Speriamo che questa cosa si risolva prima possibile e che noi giocheremo nel posto dove siamo, cioè a Casarano, che si farà sicuramente un bel impianto sportivo per accogliere tutti i tifosi della Casarano e anche di tutta Salento. Casarano sta vivendo il suo momento magico anche sulla ribalta internazionale. Con la vittoria sugli svizzeri del Grasshopper, i salentini hanno guadagnato la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa EHF. Sono infatti tra le 16 formazioni più forti d'Europa. A febbraio l'Italgest Casarano se la vedrà con i temibili ucraini del Portovic, con gare di andata e ritorno. Il sogno europeo sta per iniziare. Lo stiamo rappresentando in Salento e in Europa e lo stiamo facendo anche lì abbattendo un record straordinario che è quello che la prima squadra in Italia nella disciplina della pallamano ad essere approdati agli ottavi di finale di una Coppa EHF. Con quali propositi e obiettivi? Siamo concentrati per andare quanto più avanti possibile. È chiaro che il nostro obiettivo primario è quello di far rimanere lo scudetto, il tricolore qui nel Salento.